Drugo, viđenje mene kao načelnika s ekscelencijom u župi na Humsu. Obećao je da će doći u Bugojno, a danas je nastavak, pored kratkog poznavanja šta je se umeđu vremenu dešavalo u Bugojnu, jedna jako lijepa inicijativa. Ekscelencija je kazao da će biti u prilici da organizujemo sastanak sa tri ambasadora, Italije, Austrije i Njemačke. Na neki način da pokušamo pomoći ovom regionu i Bugojnu kroz privredu. I evo, ja vam se zahvaljujem ovom prilikom i vjerujem ako Bog da, da će pismo otići iz Bugojna vrlo brzo na ove tri adrese i da će doći do sastanka općinskih predstavnika sa ove tri ambasade. Pa vjerujte, predsjednik Josipović je, jedna inicijativa je znači, započeta na taj dan. Bugojno želi da bude mjesto okupljanja tri predstavnika, tri države, Hrvatske gospodina Josipovića, Bosne i Hercegovine gospodina Bakra Izetbegovića i Bugojanca koji je sad trenutno na visokoj funkciji u Srbiji, Aleksandra Vučića. To je jedna inicijativa. Evo, danas dolazimo do inicijative gdje Bugojno želi da bude na mjestu okuplja istovremeno tri ambasadora Italije, Austrije i Njemačke. Vjerujem da će pomoći Bugojnu, da će pomoći regiji, da će pomoći kompletnoj državi Bosne i Hercegovine. Ecco, io ho incontrato il signor sindaco per la prima volta alcuni mesi fa nella parrocchia cattolica vicina qui. E da quel giorno mi ha fatto veramente un'ottima impressione come persona e come amministratore. E mi ha colpito molto il fatto di questa buona collaborazione. E questo vuol dire che non si fa distinzione tra musulmani, cattolici, questo, quello, ma quello che conta è veramente la gente. A ono što je zapravo važno jest narod, i valori umani, ljudske vrednote, e il bene che come Chiesa Cattolica e come amministratori tutti di qualsiasi colore si può fare alla gente, alla popolazione. Crkva s jedne strane i s druge strane kao upravitelji što možemo napraviti dobra za narod. E allora oggi mi trovavo qui per fare un discorso alla conferenza dei religiosi e delle religiose cattoliche. Danas sam ovdje i zbog toga da bi mogao držati jedno predavanje na konferenciji koje su imali redovnici i redovnice. E allora ho pensato perché non approfittare del viaggio e fare una visita anche al mio amico sindaco di Bugojno. Mislio kad već tamo idem, zašto ne iskoristiti priliku pa posjetiti također i gradonačelnika, moga prijatelja od prije. E gli sono veramente grato per avermi ricevuto, anche perché oggi è sabato, non è giorno di udienze, non è giorno di lavoro. Zahvalan sam što me je primio i zbog toga što je danas subota, a to nije ni dan za primanja, ni radni dan. Ecco, la mia visita e questo incontro allora significano buone relazioni. Dakle, moj posjet i moji razgovori znači prije svega dobri odnosi. Ecco, il nunzio è un ambasciatore, ma è anche il rappresentante del Papa. Nunzi è ambasador, ali è istovremeno i papi, il predstavnik. In Bosnia Erzegovina. E questo vuol dire che a tutti i livelli, indipendentemente dal credo religioso, indipendentemente da tutte le altre eventuali possibili differenze che ci possono essere, però è possibile sempre incontrarsi nell'amicizia e questo legame può portare dei buoni risultati per la convivenza, la buona convivenza della gente, per la pace. Noi della Chiesa Cattolica la pace è una delle questioni, dei valori
fondamentali. A za nas iz katoličke crkve mir je jedno od važnijih i temeljnih pitanja. Così che ringrazio anche il regalo, che è veramente molto simbolico, caratteristico della cultura, della gente che vive in questa regione. Vorrei anche dire qualcosa sulla bellezza di questa regione. E anche sulla bellezza di questa grande città, mi diceva il sindaco, sono 40.000 abitanti. E colgo l'occasione per augurare a tutti questi abitanti di Buigon, come rappresentante del Papa, tanta pace, tanto benessere, mir, dobrostanje e tanto progresso i napredak a tutti i livelli, na svim non solamente a livello materiale, ne ma anche a livello culturale e a livello spirituale, a livello del cuore. Razini i na razini srca. Hvala puno.